Ciao a tutti, in questo video vedremo come rimuovere cavi, persone ed elementi indesiderati di una foto con un click in Photoshop. Con gli ultimi aggiornamenti di Photoshop è stata resa disponibile una nuova funzione che si basa sull'intelligenza artificiale per analizzare e rimuovere elementi indesiderati all'interno di una foto con un semplice click. In particolare per quanto riguarda cavi e persone. Facciamo subito una prova con alcune foto. Questa nuova funzione si chiama Remove Distraction ed è un'opzione che si trova all'interno dello strumento di cancellazione. Quindi dobbiamo andare a cercare lo strumento di cancellazione. Se non l'abbiamo nella barra degli strumenti, ci basta cliccare sui tre puntini in basso e selezionare il Remove Tool. E come vedete anche dall'avviso, abbiamo alcune nuove opzioni. Qua in alto troviamo Remove Distractions, che possiamo semplicemente cliccare per attivare l'analisi e la selezione automatica degli elementi. Proviamo appunto con fili e cavi, quindi wires and cables, e attendiamo l'analisi. Vedete che molto rapidamente il software ha trovato i cavi e li ha letteralmente cancellati dalla foto. Vediamo il prima e il dopo e possiamo notare come la ricostruzione è venuta abbastanza bene. Possiamo eventualmente qui in alto selezionare il metodo con cui appunto le parti selezionate vengono riempite. Con la versione automatica il metodo verrà scelto dal software e quindi potrebbe usare l'AI generativa, oppure potete decidere attivamente se utilizzare il riempimento che usa l'intelligenza artificiale oppure disattivarlo. Ovviamente in base alla selezione potreste avere risultati diversi. Facciamo un'altra prova, questa un pochettino più complicata, sempre per quanto riguarda la rimozione dei cavi. Quindi selezioniamo questa foto, andiamo nel menu relativo alla rimozione e proviamo a fare il procedimento automatico. Quindi clicchiamo, attendiamo l'analisi e l'elaborazione e dopo pochi secondi ecco che abbiamo il risultato. Anche qua ha eliminato degli elementi che erano molto presenti all'interno della foto, eppure il risultato è veramente ottimo. Quindi questo sicuramente è uno strumento che può veramente far risparmiare tantissimo tempo e far migliorare le nostre foto. Poi chiaramente in caso di situazioni più difficili o rimozioni in parti dell'immagine particolarmente complesse, è sempre possibile andare a utilizzare gli strumenti standard di Photoshop, che hanno una componente più manuale, per così dire. Adesso però proviamo la rimozione delle persone e lo facciamo con diverse fotografie. Partiamo da quella precedente, dove ci sono diverse persone, ma sono abbastanza lontane dalla camera, quindi sono piuttosto piccole e non sono tantissime. Vediamo, cliccando su Find Distraction e selezionando People, che ci vengono sottolineate le persone che sono state individuate o gruppi di persone, e quindi chiaramente possiamo eventualmente col pennello andare a selezionare un'area differente o sottrarre premendo Alt del materiale alla selezione, ma in questo caso direi che ha individuato molto bene le persone. Forse qui potremmo anche andare a cancellare questa parte e questa parte. Anche con questa selezione di massima, come si comporta la cancellazione? In questo caso dobbiamo noi attivamente confermare, in quanto prima c'è questo passaggio di controllo della selezione, cliccando sulla spunta. Anche qui parte l'elaborazione, ma dopo pochi secondi ecco che abbiamo il risultato finale. Come potete vedere, ha effettivamente rimosso le persone molto molto bene. In alcune parti ovviamente la ricostruzione è più difficile perché c'erano più persone e quindi ha dovuto ricostruire una parte maggiore, però il lavoro è veramente incredibile. Tra l'altro l'abbiamo fatto sulla foto che prima aveva i cavi, quindi siamo passati da questa foto a questa foto con semplicemente un paio di click, passando per due passaggi differenti. Quindi sicuramente uno strumento veramente utile. Facciamo una prova con delle inquadrature più complesse. Proviamo per esempio questa immagine dove le persone sono molte di più e sono anche più vicine alla camera. Se non vogliamo cliccare ogni volta sullo strumento, possiamo usare lo shortcut J per attivarlo. Find Distraction, People, vediamo la selezione che ci propone, effettivamente individua tutte le varie persone. Qualcuna non viene effettivamente selezionata come questa perché si trova a metà dell'inquadratura, possiamo effettivamente aiutare il software o questa. Ci sono anche delle aree che in realtà non andrebbero cancellate, ma proviamo comunque a lavorare con
la versione più automatica possibile per vedere il risultato. Ecco che l'elaborazione è partita e in pochi secondi possiamo vedere il risultato finale. Qui fa un pochettino più fatica a calcolare la versione nuova dell'immagine, perché chiaramente ha molto più materiale da ricostruire. Ed ecco il risultato: le persone sono state effettivamente cancellate. Per qualche ragione, non tutte, nel senso che sono state semplicemente sostituite con altre persone. E questo proprio perché abbiamo utilizzato il metodo automatico che usa l'intelligenza artificiale generativa. Quindi, laddove è più difficile individuare che cosa andare a ricostruire dell'immagine, chiaramente ci possono essere delle distorsioni. Qua ce ne sono diverse, ma era anche un caso molto complicato. Quindi eventualmente quello che si può fare è andare a rifare la selezione, disattivare l'AI generativa. Ci aspettiamo comunque un risultato probabilmente meno preciso, ma dove le persone vengono eliminate. Però vedete che il risultato non è ottimale, proprio perché cerca di utilizzare il materiale dell'immagine stessa che si trova vicino alle aree da cancellare, quindi potrebbe essere un'opzione più che altro per selezioni un pochettino più semplici. Proviamo questa, che di nuovo è molto complicata. Vedete che ha individuato più che le persone, sono di fatto interi gruppi di persone. Proviamo ad applicare la cancellazione. Prima riattiviamo l'automatico, che sicuramente andrà a utilizzare l'AI generativa. Applichiamolo e attendiamo il risultato finale. La cancellazione è avvenuta, non è perfetta, però considerando da dove siamo partiti, il risultato è veramente ottimo. Se andiamo a vedere, tutta la parte vicina ai palazzi in realtà è stata costruita quasi perfettamente, ma se la necessità è quella di avere una foto completamente ripulita, sicuramente questo è uno strumento veramente utile, e consideriamo anche che migliorerà nel tempo come tutti gli strumenti che utilizzano l'intelligenza artificiale. Questo era brevemente il nuovo strumento di rimozione di cavi, fili e persone all'interno di un'immagine che troviamo con gli ultimi aggiornamenti di Photoshop. Come al solito, fatemi sapere nei commenti se il video vi è stato utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial.